Bene, eccoci amici con un altro video su Vepentech Channel. Oggi andiamo a parlare di un liquido che io ho comprato in aroma 10 ml. Finalmente sono riuscito a recuperarlo perché era uno di quei liquidi che volevo assaggiare. Memore del vecchio meringone della Suprini, quindi parliamo di Suprini. Sto parlando dell'angurione. Allora, angurione che io ho preso in versione 10 ml di aroma, c'è anche in versione da 20 ml tripla concentrazione, a cui per fare il mio liquido ho aggiunto 40 ml di glicerina vegetale e glicole propilenico in rapporto più o meno 60-40, più 10 ml di booster con o senza nicotina, sempre come vi pare a voi. L'ho lasciato maturare poco, devo dire la verità, un paio di giorni, non di più, perché lo volevo proprio assaggiare bene. L'ho assaggiato già subito, dopo 2-3 ore, e comunque 24-48 ore di stepping ci vuole. Adesso comunque dovrebbe essere a posto, lo assaggiamo insieme, ma prima, come sempre, sigla! Allora, partiamo subito con le nostre prove, quindi partiamo sempre con il flavor, andiamo con la nostra Alcyon e Long Grill con colda 0,3 a circa 50 watt e sentiamo cosa ci dice questo angurione, che non è altro che anguria, melone e vodka e un po' di ice. Sentiamo. Invece cloud chasing andiamo con il RAD e sopra un bel semi 9 da 24 mm con coil ovviamente da tubo 0,10. Allora, cosa possiamo dire di questo aroma liquido, liquido aroma, quello che è? È buono, non è tanto nelle mie corde la vodka, perché a me la vodka non piace particolarmente. È vero, questo non è un sentore di vodka alcolico, ovviamente, però quella nota un po' marognola, tra virgolette, verso la fine c'è, e voglio dire, non è che mi dà fastidio, ma non è che l'apprezzo più di tanto. Però, devo dire la verità, l'anguria, il melone, il mix dei due, si sente bene. L'ice in flavor è molto tranquillo, perché ovviamente vai a wattaggi più bassi, quindi è piacevole, vai anche come un buon all day, devo dire la verità. In cloud, è vero che adesso stiamo andando verso le giornate, tra virgolette, più calde, essendo inizio primavera, non è ancora il caldone, molto ovviamente in estate questo va benissimo anche in cloud all day. Queste giornate qui di inframezzo di stagione non ancora, credo, non ancora, perché l'ice è abbastanza, non è esagerato, però si sente che c'è. In complesso comunque è un buon liquido, tutta tra virgolette la linea che ho assaggiato io della Suprini, quindi prendeva già il meringone, poi c'era il batterone, poi l'angurione, il tabaccone, non ho ancora assaggiato il tabaccone, e sono sempre allo stesso livello, che è un livello più che discreto, diciamo, come qualità di liquido. Complimenti ai ragazzi Suprini che continuano su questa linea, che comunque dà dei buoni risultati, credo, perché comunque è un liquido che sta dal discreto al buono, nel senso, anche più tendente al buono, si sentono molto bene e sono molto puliti come aromi. Non sono cose particolari, sono molto puliti. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io vi ho detto la mia, scrivetemi nei messaggi. Avete visto che ho già inserito nel video precedente i capitoli, ma continuerò a metterli, perché comunque soprattutto per quando fai le recensioni dei device, piuttosto che degli RDA, piuttosto che dei tank, essendoci anche l'unboxing, il video mi rendo conto che diventa abbastanza lunghetto, quindi uno se vuole vedersi a pezzi il video, ora lo può fare, perché nella descrizione del video si troverà i capitoli con tutti i riferimenti dei timing dove andare a recuperare
quello che vi interessa tra descrizione, unboxing, considerazioni e tutto quello che è. Quindi un qualcosa in più per voi che mi è sembrato giusto aggiungere ai miei video. Io con la Super Mega Svapatona ovviamente vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!